Domenica di voto a Berlino, gli elettori sono chiamati a esprimersi su un referendum che deciderà se la città debba diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2030, ovvero 15 anni prima della data prevista dalla legge. Se vincesse il sì, la capitale tedesca avrebbe solo 7 anni per raggiungere questo ambizioso traguardo. Secondo i sondaggi, il sì sarebbe in leggero vantaggio, ma l'ostacolo più grande sarà raggiungere il quorum del 25% in un giorno in cui non si terranno altre elezioni. 34 migranti provenienti da paesi dell'Africa subsahariana sono dati per dispersi e quindi probabilmente morti dopo che la loro barca è affondata venerdì al largo della costa tunisina. Nel porto di Bari, intanto, ha attraccato la nave di Medici Senza Frontiere dopo aver soccorso 190 migranti. Sono state invece oltre 1500 le persone che hanno raggiunto le coste italiane nelle ultime 24 ore. Al largo della Tunisia, la Guardia Costiera Nazionale ha intercettato 2034 migranti da mercoledì. Centinaia di migliaia di persone in Ungheria vivono senza acqua corrente. La situazione è ancora peggiore in alcuni campi rom, dove i residenti sono spesso costretti a prendere l'acqua di cui hanno bisogno direttamente dai pozzi pubblici. Questa famiglia vive in un villaggio rom, Tornanadasca. Sono 12 i membri della famiglia che vivono sotto lo stesso tetto e lo stipendio spesso non basta nemmeno a comprare da mangiare. Le condizioni di vita sono precarie. Szakadott az eső, a jégvihar beesett a tetőzetem, és ahogy esett be, ez így horpadt be, így szakadt le, úgyhogy a gyerekeket sem tudom most egyelőre, hogy itt ide fektetni. Il pozzo pubblico più vicino si trova a circa 300 metri di distanza. A falunak ebben az utcájában soha nem is volt kút, mert a házakba építéskor bevezették a vizet. Mostanra azonban a legtöbb családnál kikapcsolták a szolgáltatást, így az itt lakóknak a szomszéd utcába kell átmenniük, hogy vízhez jussanak. Le famiglie perdono molto tempo per andare al pozzo, che peraltro spesso gela durante l'inverno. Le persone dunque bevono molto meno del necessario e spesso non si tratta nemmeno di acqua pulita. E se l'acqua scarseggia, anche i lavori domestici più semplici diventano complessi. Lavare i panni, per esempio, è molto difficile, soprattutto in inverno. Az öblítőszer itt például emiatt nagyon fontos. Amit én nagyon nehezen értettem meg, mert úgy gondoltam, hogy szegénységben nagyon takarékosan, hát öblítőszerre nem költünk, mosószerre költünk, hogy kezdetben az adományozásnál én mindig jeleztem, hogy nem, tehát öblítőszert nem viszünk. És aztán rájöttem, hogy nekik van igazuk, mert az 5 napig száradó ruha, ha nincs jól kimosva, az annak szaga lesz. Un'associazione locale, se l'amministrazione garantisse a tutti un metro cubo d'acqua al mese, la maggior parte dei problemi potrebbe essere risolta. Ma a Tornanadasca la situazione sta peggiorando, anziché migliorare. Su 15 pozzi pubblici di cui dispone il villaggio, oggi sono solo 5 a fornire acqua. Si è aperto a Santo Domingo il 28esimo Vertice delle Americhe, che riunisce i leader di 22 paesi della cooperazione biregionale tra Penisola Iberica e America Latina. In agenda ci sono questioni legate alla giustizia sociale e alla sostenibilità, ma si parlerà anche di questioni geopolitiche e dei delicati equilibri tra i 22 paesi presenti al summit. Tra gli assenti spiccano i rappresentanti delle due principali potenze economiche della regione, il brasiliano Lula, che è volato in Cina per incontrare Xi Jinping, e il messicano López Obrador. Nuovo accordo migratorio tra Stati Uniti e Canada, destinato a fermare il flusso di richiedenti asilo a causa degli attraversamenti di frontiera non ufficiali, entra in vigore questo fine settimana. L'accordo, annunciato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dal premier canadese Justin Trudeau, mira a impedire che decine di migliaia di immigrati da tutto il mondo si spostino tra i paesi in cerca di asilo, senza passare attraverso i canali ufficiali. Per anni i migranti che passavano in Canada, provenienti dagli USA, sono stati autorizzati a rimanere sul suolo nazionale. Adesso le cose dovrebbero cambiare.